Simona, tu ce l'hai un cane? Ce l'ho, è anche una bella presenza, non di stazza, ma emotiva. Emotiva, perché noi sappiamo molto bene quanto gli animali trasmettano positività nella nostra vita. Gioia È vero? incondizionata, amore incondizionato, E lo chiamo. infatti oggi parliamo dell'effetto terapeutico degli animali e lo faremo con Anna Rita D'Urbano. Presidente dell'associazione Iside. E proprietaria anche di un bellissimo cane che si Me? chiama Medea. A tra poco. Eleonora, oggi parliamo dell'effetto terapeutico degli animali e lo facciamo con Anna Rita D'Urbano. Sì, che è una persona speciale, perché credo che se ne intenda di terapia non solo da parte degli animali, di terapia in generale, perché è una persona che ne ha passate veramente tante nella sua vita e si è ricostruita anche, perché ha avuto un trascorso che lei stessa poi ci riferirà, farà la sintesi un po' della sua vita, che secondo me deve fare, perché diciamo alla base di tutto quello che poi lei è riuscita ad ottenere, a raggiungere, a dare agli altri soprattutto. Quindi Allora, Narita, ti puoi descrivere? Cioè, ciao Narita, ben ti trovata. presenti? Intanto ben trovati a voi, è un piacere per me stare insieme a voi e raccontare anche parte della mia vita perché è importante soprattutto per dare coraggio alle donne e anche per descrivere l'utilità e l'affetto che ci danno i nostri amici a quattro zampe. Io sono purtroppo vittima di una violenza domestica e una sopravvissuta a mio figlio. L'ho perso che era in pancia 2 mesi grazie a un calcio. Avevo 25 anni, oggi ne ho 50 e quello che nel tempo, diciamo, mi ha aiutato sono stati prima i miei due amici perché vivevo con due gattini. Quindi la solitudine che puoi sentire è stata ricompensata da loro. Poi pian piano nella mia vita sono cominciati ad entrare i cani, perché cambiando casa ho deciso di prendere un pastore tedesco. Pastore tedesco di nome Zara, che è stata lei che mi ha insegnato a non aver più paura dei cani e a amare soprattutto i cani e a darmi forza di andare avanti perché era un po' la mia guardia del corpo. Zara è andata via lasciandomi un vuoto incolmabile che subito è stato riempito da Medea, Medea che so che Eleonora ama profondamente, Visceralmente, sì. e una lupa cecoslovacca. Che ultimamente hanno scritto sui giornali una cosa che secondo me è vergognosa, che sono cani che non dovrebbero esistere, ma in realtà i lupi cecoslovacchi sono degli animali stupendi, hanno una sensibilità al di sopra di ogni animale, ma non perché io abbia una lupa, semplicemente perché loro sono molto sensibili, molto protettivi con i loro padroni. E sono tutti coccole baci e lei veramente mi protegge a 360 gradi. Grazie a lei e grazie anche alla mia associazione Iside che nasce circa 7 anni fa. Abbiamo un progetto con un amico che mi ha aiutato anche con Medea a capire alcune sue piccole problematiche che poi non erano problematiche, ma erano protezione nei miei confronti, abbiamo un progetto di creare una sorta di unità cinofila antiviolenza. Lui e io abbiamo pensato di crearla togliendo anche i cani dai canili. Naturalmente non si può fare con i cani piccoli, ma bisogna farlo con cani di una certa taglia. Qui è molto più concentrato però verso i lupi cecoslovacchi perché purtroppo questa razza che non tutti conoscono
vengono purtroppo abbandonati molto spesso, perché da piccoli sono terribili, ma come tutti i bambini d'altronde. Quindi vorremmo... Perché c'è alla base una mancata conoscenza. Spesso le persone prendono il cane così, come se fosse un oggetto, per capriccio, perché va di moda, per tutta una serie di ragioni, senza informarsi prima sulla razza. Perché le razze, ognuna ha la sua particolarità. Ha la sua particolarità, le sue peculiarità. E il cane cecoslovacco è un cane anche territoriale, giusto, Annarita? È un cane territoriale. Beh, il cane cecoslovacco sì, è molto territoriale, protegge molto il suo territorio e il suo branco, che è poi la sua famiglia. Quindi è molto importante, ecco, capire la razza, ma di qualsiasi cane parliamo, perché non si può prendere un cane e poi abbandonarlo, non può essere il regalo di Natale. Un cane è per sempre, cioè quando noi decidiamo di prendere un cane è come quando una mamma decide di mettere al mondo un figlio, cioè ti assumi delle responsabilità, non puoi certo. Poi una volta che ti stupi lo abbandoni. No, assolutamente, io sono sempre cresciuta con i cani perché i miei li hanno sempre avuti e quindi per me era normale. Purtroppo per vari motivi ho avuto un periodo della mia vita in cui ho dovuto fare a meno di questa presenza e ho sentito un vuoto incolmabile, fino al punto che è stato mio figlio, con grande mia sorpresa, a dirmi: mamma, prendiamo un cane. Ovviamente per esigenze di spazio non potevo prendere un cane grande, perché poi lo avrei fatto soffrire, perché magari hanno bisogno di più spazi e altre esigenze, quindi abbiamo preso un cane piccolo, un Jack Russell, fantastico, tra l'altro, che gioca a carte, particolare, diciamo, ha un occhio all'eterocromia, quindi c'ha un occhio azzurro e al morso inverso, insomma è un cane particolare. Però l'ho preso in un momento buio della mia vita e posso dirti che è felicità pura, cioè lui, l'effetto terapeutico che lui ha avuto su di me, penso che nessun altro avrebbe, neanche un dottore avrebbe potuto colmare quel vuoto come ha fatto lui, come fa lui quotidianamente, insomma. Infatti io nasce l'idea dell'unità cinofila antiviolenza non solo per proteggere le vittime, e qui ecco mi aggancio all'effetto terapeutico. Molte donne, quando escono dalla violenza, purtroppo sono ancora legate affettivamente, diciamo, al loro carnefice. Non si allontanano dal carnefice per una sorta di affetto che le lega ancora a loro. In questo caso il cane, oltre a difendere, quindi a proteggere la vittima, cosa fa? Trasferisce l'affetto della donna su di lui o su di lei, perché è comunque in entrambi i sessi, e diventa, ecco, un effetto terapeutico, perché è facile innamorarsi di un cucciolo o di qualcuno che ci protegge, in modo che la donna pian piano riesce anche a staccarsi affettivamente dal suo carnefice, perché molte donne non si staccano, oppure si allontanano e poi tornano, proprio per questa cosa che poco se ne parla, poco si dice, ma c'è una dipendenza affettiva verso il proprio carnefice. Una dipendenza su cui, Annarita, torniamo tra un momento di pausa pubblicitaria. Donna di Fiori è il nuovo web magazine pensato per un target prettamente femminile. Donna di Fiori mette al centro la donna a partire dalle sue passioni: letteratura, musica, benessere, salute, bellezza, ambiente, moda, ecoturismo. www.donnadifiori.info. Il Regina Isabella è al centro di una tranquilla baia tra scogli, spiaggette private e verde della pineta mediterranea. Si respira la cultura di un savoir vivre italiano votato all'eleganza e al bello. Servizi curati e personalizzati offrono piacevoli momenti tra i colori e il calore partenopeo. Una vita vissuta bene all'insegna del gusto, benessere e vitalità. www.reginesabella.it. Piazza Santa Restituta 1, Lacco Ameno, Ischia.
di nuovo qui con Anna Rita D'Urbano e con il suo bagaglio impressionante, non solo di dolore, ma di risorsa luminosa per le donne e per le persone in genere. Avremmo voluto far vedere Medea. Ha detto che dorme sulla poltrona. Sta dormendo giustamente perché anche lei si deve riposare, credo che le sue attività quotidiane siano molto intense e stancanti, vero Anna Rita? Intense e stancanti, ma soprattutto è molto molto viziata la mia Medea. Però bisogna dire anche una cosa, Anna Rita, io so che non c'è solo Medea, ma c'è anche una sorellina che si chiama... Lalabel in questo momento però è a casa di un'amica e sta assistendo una ragazza che è incinta e sta vicino a lei, e per me questo è un regalo che gli ho fatto volentieri, perché Lalabel è molto portata per i bambini, cosa che Medea bambini non tanto. È stata presa da un canile, vero? È stata salvata. È stata presa in un canile e anche lei porta un nome particolare, perché tu sai che Medea è un nome di strega, ma anche Lalabel è un nome di strega, quindi diciamo che io ho voluto vicino a me due streghe. No, Lalabel no. Medea sì, ma Lalabel no. Lei non lo sapeva che Lalabel è un nome di strega. E viene da Benevento, tra l'altro. Quindi vedi, socialmente utile anche lei, perché se sta tenendo compagnia a una persona incinta, giusto? È incinta e sembra che ci sia qualche problema anche nella convivenza col suo compagno, quindi Lalabel diciamo che in questo momento sta tenendo compagnia sia a questa ragazza, ma tra virgolette, imparando dalla sua sorella maggiore, difende anche questa ragazza. Ed è una meticcia, vero? Non è un pastore, è una meticcia. Vogliamo specificare questo. 12-13 kg. Oltretutto, Lalabel, se non ricordo male, aveva anche una ipersensibilità nei confronti delle presenze soprannaturali. È vero. È stata ripresa e ha avuto un effetto virale sui social perché il cane, Lalabel, abbaiava apparentemente al nulla, sempre guardando sullo stesso punto. E questa cosa è anche un po' inquietante, bisogna dire. È vero. Lalabel aveva questa percezione di vedere, io spero, anime buone dentro questa casa. Abbaiava al nulla, cosa che ogni tanto fa anche Medea, ulula al nulla o si fissa e guarda qualcosa. Io sono convinta che noi siamo circondate da presenze buone e, come dico spesso, sicuramente vicino a me, che mi dà la forza, io non lo vedo, ma è vicino il mio bambino che non è mai nato. Ed è per lui che io faccio tutto questo. Mi viene da dire lui, perché sicuramente nel mio immaginario lo immagino con lui. Hai capito? È emozionante. Da mamma di un bambino mi prende proprio allo stomaco questa esperienza emotiva forte, insomma. Questo ti fa capire perché Anna Rita è un punto di riferimento per tante persone. Anche attraverso la sua pagina Facebook con la sua associazione Iside, trasporta le persone all'interno di questo suo mondo d'amore e riesce a farlo molto bene. Sì, è una cosa che c'è molta sofferenza, perché per me ogni volta sentire una storia riapre delle ferite, però c'è anche molta soddisfazione, perché anche una sola donna che io riesco a tirar fuori da questo mondo della violenza è per me una grande vittoria. Tanti credono che la violenza sia una cosa che se ne parla, ma poi fondamentalmente non esiste, oppure si dice vabbè, ci sono altri che se ne occupano. In realtà la violenza è peggio del coronavirus, è una pandemia mondiale, e se non siamo tutti insieme, se non ci mettiamo tutti insieme per fermarla, per aiutare queste donne e soprattutto per dire loro che ci siamo, con un appoggio, con una parola, con
anche con un sorriso, perché a volte un sorriso può fare più rumore di qualsiasi grido. E lui questa traccia. E dire non è colpa tua se lui ti mena, è mai colpa tua. In questa trasmissione abbiamo parlato più volte del tema della violenza, che abbiamo ribadito che non è solo la violenza fisica, manifestata fisica, è quella che è peggiore, è anche quella psicologica, no? Che subiscono molte persone e che non è magari così evidente. Così dimostrabile. Forse sì. Evidente, ma provoca ferite che sono difficili da rimarginare, perché oltre a quella psicologica ce n'è un'altra, quella economica, cioè la vittima resta legata al suo carnefice perché non ha altro. E questo perché succede? Forse nessuno se lo chiede mai, ma perché il carnefice, grazie alla violenza psicologica che dicevi tu, allontana la propria vittima dal mondo delle amicizie, dal mondo del lavoro, dalla famiglia, e quindi lei rimane legata lì e subentra poi quella economica. Bisogna dire che, Simona, io credo che oltre agli esperti, che sono appunto gli addetti, no? Al settore, che si occupano delle donne maltrattate, i protagonisti che veramente si danno da fare, che portano dei risultati, sono le vittime che sono cresciute e che non sono più vittime. Io questa cosa la vorrei approfondire tra un pochino, dopo una pausa. Mettersi a nudo, un libro sincero in cui Eleonora Giovannini narra gli anni trascorsi insieme ad Alda Merini, svelando verità curiose e sconosciute, dialoghi, incontri, momenti insieme alla grande scrittrice, dove emergono esperienze e relazioni sentimentali, un intreccio di storie inedite in cui due donne affrontano quei demoni della vita comuni a tante donne. Ora stavi esponendo un concetto molto importante, che magari lo approfondiamo con Anna Rita, di come la vittima uscita da quella condizione di vittima può in realtà diventare un'esperta nel poter aiutare gli altri, proprio perché le ha vissute quelle emozioni, quelle violenze. Certo, senza nulla togliere allo psicologo, al medico. Loro hanno ma è la vittima di violenza che rinasce dalle sue ceneri, a mio avviso diventa invece anche a volte anche più brava, perché sensibile, perché empatica, perché appunto perché l'ha subita, ha subito, cioè, quindi non può non conoscere i risvolti e le dinamiche delle tragedie che viviamo ogni giorno. Quindi io credo che Anna Rita sia un esempio di tutto questo, sia l'emblema proprio del professionista che non a caso ha un'associazione Iside, che esiste da tempo e che funziona anche molto bene, e che non mira al lucro come fanno in tanti, ma lo fa per amore di questo tema importantissimo e intramontabile, soprattutto in questa fase Covid. Ci hai mai pensato, Simona, che rimanere chiusi all'interno delle mura domestiche, non poter uscire, non poter avere la risorsa del lavoro, della passeggiata, no? Soprattutto quando in fase di chiusura in rosso, è normale che poi certi crimini aumentino, vero Anna Rita? Purtroppo sì, durante il lockdown ci sono state molte molte chiamate. Io come presidente di Iside ho attivato un numero WhatsApp dove abbiamo ricevuto diverse chiamate e abbiamo cercato di dare aiuto, soprattutto convincendo le persone a denunciare. Ce lo vuoi dire il numero, per favore? Puoi... Guarda, lo devo prendere perché non è il mio numero personale. Abbiamo creato... Ma magari lo mandiamo in sovraimpressione. Va bene, ok, allora chiediamo alla regia di mandarlo poi in sovraimpressione, va bene. Quindi, tra le tante cose, c'è stata una chiamata che mi ha sorpreso più delle altre, e questa volta non parliamo di donne, ma parliamo di un uomo. Un ragazzo che è stato massacrato di botte dalla moglie, dalla suocera e dalla cognata.
Bella triade. Terribile sta cosa. Io rido solamente. No, per carità, però questa cosa che... Perché si sente più spesso parlare della violenza sulle donne, no? Rispetto a quella verso gli uomini, però non è da trascurare neanche quella, insomma. E questo ragazzo è stato messo tra l'altro in codice rosso, siamo intervenuti, abbiamo fatto la denuncia, sono intervenuta proprio io personalmente sul posto e abbiamo anche tolto il figlio alla mamma, perché questo bambino assisteva a violenze e non era giusto, è un bambino di 5 anni, perché purtroppo c'è anche un'altra cosa che non si dice mai, i bambini che vivono in un ambiente dove c'è violenza, domani possono diventare o vittime o carnefici, perché purtroppo è l'unico dialogo che riescono a conoscere, è quello. Confermo appieno, è vero che così. Hanno quello come esempio, quindi l'amore non è che è innato, l'amore si insegna. Per loro è amore. E quindi per loro quello è il modello da seguire, quindi o si diventa carnefici o si diventa vittime. Durante il lockdown noi abbiamo infatti ricevuto tanti messaggi e anche durante il lockdown Iside è diventata praticamente collabora oggi con la procura e la prefettura di Pescara, che hanno riconosciuto che effettivamente noi il nostro lavoro forse lo sappiamo fare bene, forse, io ci metto il forse davanti. E noi lo togliamo il forse? Non sono niente, non sono nessuno, sono la più piccola di tutti, però posso dire che se si vuole uscire dalla violenza si può uscire, però bisogna dare molto coraggio a queste donne, tanto coraggio, soprattutto fargli capire che non bisogna vergognarsi mai. E il mio mantra che ripeto sempre sulla mia pagina, in ogni intervista, in ogni scuola che vado, è denunciate, che bisogna imparare a denunciare e non aver paura, perché la paura non ci porta da nessuna parte, vero Eleonora? Sì, ti ascolto senza parlare perché sono parole che sento sulla pelle e che vengono chiaramente da un labirinto lontanissimo che conosco molto bene. Però a volte magari una donna non trova il coraggio di denunciare perché le istituzioni non le sono poi così vicine, si sente anche abbandonata e ha paura di rimanere sola in quella denuncia. Ed è per questo che noi, e sottolineo noi associazioni, dovremmo dare una mano forte. Prima Eleonora ha detto una cosa molto importante, Iside non è nata a scopo di lucro, tant'è vero che noi ci sosteniamo da sole e non abbiamo mai chiesto niente. Non tutte le associazioni sono così. Lo so, lo sappiamo molto bene che sì, purtroppo noi abbiamo combattuto insieme, vero, anche contro queste realtà lucrative che ancora esistono, persistono sui social network. Ci sentiamo di dire che un'associazione ha un suo statuto, ha un regolamento e si presenta in un certo soprattutto modo. Soprattutto ha un codice etico, dovrebbe sì, avere. Sì, poi si avvale di professionisti che collaborano con la stessa associazione. Invece ci sono spesso a volte degli improvvisatori, ma qui andiamo a finire su un altro tema che potremmo affrontare in un'altra puntata. Ma l'importante è essere attivi 24 ore su 24, cosa che non fa nessuno, perché il venerdì sera chiudono, non ho capito il perché. E la vittima in realtà non è che è sola durante la settimana, la vittima è più sola durante il sabato, la domenica o i giorni di festa, il Natale, è lì che non bisogna lasciare sole le vittime. Ed è per questo che io vorrei creare anche una rete di famiglie disposte ad accogliere durante le festività le vittime, perché molto spesso è proprio durante le festività che le vittime, sentendosi sole, tornano dal proprio carnefice. E a me dispiace interromperti proprio su questo passaggio, perché è veramente delicato e importante. Tra un attimo, dopo la pausa, ne parliamo. Thank you.
Anna Rita, voi aiutate tanti cani anche nel canile, no? Ad uscire, a trovare una famiglia, quindi non solo le donne ad uscire dalla loro condizione di violenza, ma anche tanti cani che possano poi entrare nelle famiglie e portare amore e allegria. Io vorrei ricordare due ragazzi che purtroppo hanno perso la vita questa settimana, che avevano il ruolo di staffettisti, che sono queste persone che si muovono in tutta Italia per portare i cani, tirarli fuori dai canili e portarli in delle famiglie. Voi avete esperienza anche con loro? No, noi non abbiamo esperienza con loro, però io ho avuto, quando mi hanno portato l'Alabel, è stata una staffettista a portare l'Alabel da me. Io so quanto amore danno loro a questi animali e quindi è stata una grande perdita. Perché è vero, ci sono tante persone che si occupano di animali abbandonati, ma io credo che queste persone che sono diventati un po' gli angeli di questi animali, lo facevano veramente col cuore, come il gruppo di Benevento che mi ha portato l'Alabel, cioè veramente senza chiedere un centesimo, loro sono partiti da Benevento per portare qui l'Alabel in cambio di un caffè e di un bicchiere d'acqua. Quello è vero volontariato. Quando si sentono queste cose fa male al cuore, perché questi cani hanno bisogno di questi angeli, perché è vero che i cani sono angeli senza ali ma con una coda, però poi hanno degli angeli sopra di loro che li accompagnano nelle famiglie dove loro devono svolgere, ecco, il loro lavoro di amore continuo, di protezione. E il progetto nostro, e spero che andrà in porto subito dopo questa pandemia, di realizzare questo gruppo cinofilo antiviolenza prendendo cani dai canili, perché è tutto collegato, cioè. Sì, è vero, vogliamo fare i cani antiviolenza, però vogliamo liberare i canili. Certo, c'è una duplice azione umanitaria. Una azione di amore, diciamo. E spero che avremo delle persone che ci aiuteranno con delle staffette. E spero che ci saranno tante famiglie che accoglieranno, tante donne che accoglieranno questi angeli. Chiamiamoli così, perché loro sono angeli, possono solo dare amore. E nel cuore di un animale, di un cane o qualsiasi altro animale, non c'è cattiveria, non c'è odio. Quando io sento parlare il cane ha aggredito, il cane non ha aggredito perché è cattivo, perché bisogna vedere cosa c'era dietro l'aggressione, cosa faceva la famiglia di quel cane, perché è brutto dire proprietario, famiglia, a quel cane, a quell'anima. I cani sono come bambini, se gli dai amore, loro crescono nell'amore. Se gli dai cattiveria, botte, il bambino si ribella, è così anche un cane, no? Certo, è chiaro questo. È una riflessione profonda anche che deve abbattere questo stereotipo della razza aggressiva, di quella buona. Non esistono. Esistono i cani che vengono amati e i cani che non sono amati. Si parla tanto dei pitbull o dei rottweiler che fanno combattimenti, ma loro non vogliono combattere. È il proprietario. Guarda, che fa fare questo. Io ho conosciuto, penso, nella mia vita un pitbull di una dolcezza unica, cioè magari pensa, i pitbull sono dolcissimi, cioè magari dopo, come dicevi tu, è il proprietario che li porta in una cattiva strada perché però il cane emula la persona. Li tieni legati a una catena, sotto il sole o sotto il freddo, senza acqua e senza cibo. Cioè, io credo che quel cane non è che diventa cattivo, è nella natura dell'animale, cioè cercare cibo. Il cane risponde ad un trauma fondamentalmente subito, quindi se è un cane traumatizzato è naturale che sia prevenuto nei confronti dell'essere umano e quindi possa sviluppare dei comportamenti un po' più aggressivi, ma forse va rieducato.
Non ha battuto. Allora, prima abbiamo parlato di Lalabelle. Lalabelle, tu sai che io comunque ho sempre portato i miei cani nei campi per addestramento. Medea stava per prendere il brevetto di ricerca in superficie e macerie. Lalabelle, ci siamo accorti che era un cane che era stato maltrattato. E rimetterla in equilibrio ci è voluto tanto. Lalabelle aveva paura di tutto. Oggi è una cagnetta felice. Oggi è una meravigliosa cagnolina. Grazie anche a te, Annarita. Grazie anche a te. Senti, ti voglio fare un'ultima domanda, anche se stiamo sforando perché siamo fuori dai tempi, però in questo caso il pathos è talmente caldo che io lascerei qualche minuto in più. Voglio farti una domanda, l'ultima domanda di questo momento televisivo. In questo momento tu sei felice? Felice è una cosa grande. Sono tranquilla e serena. Questo sì. La felicità è un attimo, è un battito d'ali. La felicità, sai qual è oggi per me? Aver rivisto te. Oh, grazie, anche per me. Infatti io credo che la serenità sia una condizione più permanente, no? E che ti porta poi alla felicità, perché se sei serena hai anche la possibilità di vivere quegli sprazzi, come diceva lei, di felicità. Certo, io chiuderei così in bellezza ringraziando Annarita per questo momento veramente di grande arricchimento e spero che tante donne ti abbiano ascoltata e vadano dritte dritte a seguirti nella tua pagina Facebook. Vi do un bacio, è un abbraccio virtuale e spero di poterlo fare presto. Grazie Annarita. E allora, vedi che ce ne sono di persone che vale la pena ascoltare e avere vicino. Che ce ne sono. E questo è veramente l'esempio di una grande donna. Grandissima. Di una grande donna. Grandissima. Ed è per questo che c'è Dea. Dea è nata per questo, per valorizzare persone come Annarita D'Urbano. E allora torniamo anche la settimana prossima, che ne dici? Sì, come no. A che ora? Alle 15. Quando? Il sabato. Te ne sei accorta. Alla prossima. C'era Ponzerello? No, io ne sono testimone. Simona, c'era Ponzerello. Oh, ma te lo immagini? Bassanello? No. Ti immaginano col giubbetto di pelle alla Fonzi. Sunday, Monday, happy days. Prego la regia di mandare un fotomontaggio. Quindi fare le cretine.